Colazione con avena, kiwi, cioccolato fondente e peanut butter. Martina Berta, colazione con uguale. Avena, yogurt, frutta secca e una pera. Vai. L'unica cosa è che siccome oggi abbiamo distanza, mi sono portata dei paninetti. Vabbè, non sono proprio e li useremo magari durante l'allenamento di oggi. Ho fatto una colazione molto semplice, anch'io yogurt greco, un po' di pane e marmellata, tè, caffè e frutta secca. Grassi buoni e proteine. Mangio il porridge e dopo il porridge faccio un omelette con le uova e il prosciutto. E... quindi anche salato. Sì, anche salato. L'avrete capito, siamo in ritiro con la nazionale italiana XCO qui all'Isola d'Elba. Ma cosa fa la nazionale quando è in ritiro? Forse ve lo sarete chiesto. Oggi cercheremo di infiltrarci tra le linee, Daniele per un giro in mountain bike, io seguirò le ragazze su strada per andare a capire quelle che sono le abitudini e come si svolge una giornata appunto qui in ritiro. Sì, colazione fatta, avete visto cosa hanno mangiato i ragazzi, ora fra poco ci cambiamo e poi pronti a partire. A dopo! Acqua. Un'uscita su strada, tutti in compagnia, qualche salita, quattro chiacchiere e ogni tanto ci buttiamo dentro anche qualche lavoretto. Distanza una settantina, 80, dislivello sarà intorno al 2004-2005. Prima salita a ruota. I ragazzi, non dire, questi hanno intenzioni serie oggi. Oggi sì, Guardate, che ritmo stavate? A medio voi? Medio gara. Medio. Filippo Fontana, dai, con la gola durante gli allenamenti è un must. Appena un panino con Nutella, con la cola. Perfetto. Allenamento lento lui oggi. La cola non se la merita. A starci dietro. Lui infatti è andato forte e non mangia perché... Esatto. Punizione. Ore 55 km, 1636 metri di dislivello in questo momento. Mi sarebbe piaciuto continuare il giro con loro, ma c'è da fare. A dopo. Martina, com'è andata oggi e che rapporto hai con la bici da strada, dato che tu comunque per vocazione sei un po' più una biker, dai? Sì, dai, diciamo che preferisco la mountain bike, però quest'anno ci sto prendendo gusto. E dai, l'allenamento è andato bene, e la compagnia era buona, siamo riusciti a fare un bel lungo tutti assieme, un ritmo abbastanza valido. Crescita e quest'anno il cambio di team. Eccoci qui nella sala massaggi, il sottoposto al massaggio è Matteo Silfredi e qui abbiamo Luca Musella, il massaggiatore della nazionale. Luca, che, diciamo, con quanta frequenza si fanno i massaggi durante un ritiro e che tipo di massaggio si fa in questi casi di solito? Allora, intanto normalmente ai ragazzi cerchiamo di fare, diciamo così, dare una continuità dal punto di vista terapeutico come terapia manuale, sia dal punto di vista dei massaggi, per cui come in questo caso oggi abbiamo fatto il lungo e Matteo stiamo facendo un massaggio di scarico, okay? Massaggio di scarico inteso sia come in questo caso scarico dall'acido lattico, perché siamo ancora entro le 2 ore e mezza, 3 ore, perché dopo questo tempo l'acido lattico viene riassorbito in automatico dal corpo, per cui non si scarica più quello. Ma si fa un massaggio, oltre allo scarico appunto dell'acido lattico, un massaggio fisiocircolatorio per andare
a fare in modo che tutte le fibre muscolari che sono rimaste magari contratte durante l'allenamento si possano rilassare e riposizionare nella maniera corretta, il più fisiologicamente corretta. Oppure, come spesso accade, andiamo poi a fare anche dei trattamenti più di osteopatia sportiva, legati appunto alla postura, legati al corretto funzionamento fisiologico di tutte le articolazioni, che per loro è molto molto importante, perché stando magari tante ore in bici e tante ore in una posizione obbligata, è essenziale poi mantenere libere le articolazioni. Questo. Senti, quindi si fate tutti i giorni oppure diciamo a giorni alterni? Allora, normalmente in un ritiro come questo, dove comunque non ci sono competizioni, normalmente si fa in giorni alterni a seconda dei loro lavori specifici. È vero anche che quando magari abbiamo trasferte legate a gare importanti come possono essere i mondiali, gli europei, piuttosto che gare di Coppa del Mondo, si va a lavorare più nello specifico e mai troppo a ridosso della prestazione, perché potrebbe essere controproducente, almeno che non ci sia una patologia, un infortunio, un caso che lo richiede particolare. Sì. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi. Bene, come avete visto, una giornata in ritiro con la nazionale è veramente piena, sia per lo staff sia per gli atleti. Ovviamente ogni giorno cambia in base al programma di allenamento stilato all'inizio del ritiro. Chiaramente questi ritiri della nazionale puntano a far incontrare gli atleti tra di loro, a far sì che i più giovani riescano ad apprendere dai più esperti, e per i più esperti è un'occasione per confrontarsi anche tra di loro. Chiaramente ogni atleta ha un programma di allenamento specifico, ma poterlo svolgere insieme agli altri è sicuramente più stimolante. Sì, più stimolante, e inoltre allenarsi in questi posti, ad esempio come all'Elbo, comunque in tutte le località più calde in inverno, è molto importante, un'opportunità molto interessante per gli atleti, soprattutto che abitano magari al nord e in questo periodo non hanno le condizioni necessarie, le condizioni ottime, diciamo, per allenarsi in fuoristrada ma anche su strada nel migliore dei modi. Quindi è importante per ritrovare quel feeling con il mezzo che li può far arrivare alle prime gare nel migliore dei modi. Ben detto, Daniele. Beh, noi speriamo di aver soddisfatto tutte le vostre curiosità. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale e noi vi diamo appuntamento al prossimo evento. Ciao, ciao ragazzi! A tutti.